Buonasera! Sera, sera, sera! Pensavate che io stasera non direttavo? Fino all'ultimo, ma ce l'ho fatta, ragazzi! Sono riuscito a portare una giornata quasi impossibile ad essere possibile. Ragazzuoli, che dirvi? Buonasera a tutti! Sicuramente sarete davanti ai televisori, messi nel divano, distrutti, o chi già dorme, perché la mattina lavora presto. Il buon Bobino! Ciao carissimo, benvenuto. Grazie per il complimento, sempre molto gentile lei, anzi di più, gentilissimo. Ho finito tutto quello che avevo da fare, ragazzi. Sono riuscito. Miro, 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 preparati. Anche il Marco, buono, vedo che Salvatore Martorana. Ciao carissimo, ho visto le foto che siete in albergo, siete bellissimi, manco solo io in quell'albergo. Di solito ero nella stanza fra te e Pierino, no, di solito mi mettevo con te perché Pierino mi rompeva le palle. Comunque, ragazzi, buonasera a tutti. Allora, stasera direttina molto particolare, ci sono delle novità, ci sono delle novità. Volevo recensire l'inferno che mi è stato concesso dal buon Michele Lapi in extremis, perché ancora a Palermo non c'è profumazione, ma non ve la dico, non ve la dico, non ve la dico, perché stasera andiamo a provare una linea che mi ha colpito, ragazzi, tantissimo, tanto tanto. Me la sono andato proprio a scegliere, a cercare proprio a livello olfattivo, mi ci sono concentrato, cosa che non è da me. E guardate un po', e guardate un po', Taylor Sandalwood. Ragazzi, allora, in ciotola, onestamente è una delle più buone profumazioni al sandalo che ho mai sentito. Ciao De Fazio, buona, buona, buona veramente, speriamo che sia all'altezza della situazione. Il cofanetto, questo qui, si presenta in una, e dico una, fighissima, o fighissima, fighissima, ciotolina di legno, ciotolina con uno, questa qua da noi si chiama pannedda, però diciamo è cartoliata, e il saponettino che c'è pure il refill. La profumazione, ragazzi, è fotonica. E incomincio col primo fotonico per la felicità di qualcuno. Vado a mettere, ragazzuoli, l'acqua calda nella ciotola perché è duro, molto duro. E andiamo a provare un pre-shave molto particolare. Ragazzi, la profumazione è spaziale. Ammetto che è spaziale, molto, ma molto. Oh, buonasera, buon Marco, benvenuto. Ho visto che hai fatto un bel post. Ciao, complimenti, bellissimo. Misteri della fede. Buono, buono, mi piace, ragazzi. Ciao Silvana. Vado a mettere l'acqua bolliente. Pennellino che andrò a provare, ragazzuoli, questa sera. Il mio maialazzo che io adoro. Perché con una barbetta del genere. Sì, me l'hai consigliato tu, maledetta, perciò immagina. Cioè, o perlomeno mi hai dato la dritta tu. Perché io sconoscevo questa profumazione. Non ti nascondo che il sandalo, in altri prodotti, non è il top, ma questo è veramente buono. No, sto al sud. Ciao Peppino! Come pre-barba, mi è stata concessa la prova di un prodottino molto entry-level. O perlomeno sul mercato c'è, ma che conoscono in pochi, è un pre-shave che è praticamente dell'herbal aromatic che si chiama Jasmine. Si presenta come una poltiglia oleosa che va messa in faccia prima della rasatura. Io me lo vado a mettere, non l'ho mai provato, ragazzi. Alla fine ci può andare di mezzo, lo sapete che cosa? Una sciacquata di faccia, perché lo voglio provare. Profumazione molto erbacea, ovviamente lo sento oleoso, è tipo diciamo un mezzo olio per capirci. Mi piglio quello che c'è qua, manco a mettere, a intingere il dito nella ciotola. Ammazza splatter!
cominciò. Sì, ragazzi, stasera so carico, ma so carico perché sono stanco. Ho fatto 2000 cose, 2000 cose. E io quando ho 2000 cose da fare, minimo ti secchi il pisello. Io ti avverto, signor Santini, già è seccato da molto tempo. Ho messo il fiocchetto nero e da noi si usa il bottone nero nel petto quando si è a lutto. Quindi cosa fatta? Da tanto, tanto, tanto tempo. Ormai abbiamo dato. Ormai sono buono per fare il pipio, ci fa quello. Non è malvagia la profumazione. Lo sento molto, ma molto, ma molto scivoloso nelle mani. Però giustamente il cofanetto si deve chiudere, giusto? Si dovrebbe chiudere, no? Allora, andiamo a bagnare l'upennello perché c'è una bella sorpresa. Un rasoietto che quel fango del signor Miro che è in diretta mi ha dato. Sei diventato giallo. No, devo accendere l'altra luce. Tac. Ora divento bianco. Ciao Domenico, benvenuto. Oggi ti ho risposto, mi sembra. Non ho avuto il tempo di chiamarti, però. Quando tu mi hai detto mi puoi chiamare, io non potevo. Oggi è stata una giornata molto, ma molto particolare. Perdonami. Ce la facciamo domani. Sì, comunque sei giallo. Sarà l'effetto delle cozze, forse. Sto morendo. Che mi regali, anzi, che vi lascio. Insaponatina. Ciao Rocco, buonasera, benvenuto, grazie della compagnia sempre. Ragazzi, fa un odore di sandalo incredibile. Dalla ciotola già era molto selvaggio. Ma ora ancora di più. Ciao Diletto! Buonasera ragazzuoli, buonasera a tutti. Scusate l'orario, ma sono riuscito a fare tutto di corsa, ma ho fatto tutto. In più, il buon Miro stasera, anzi oggi, se ne è uscito con un rasoio che è bellissimo per me. Non dico il prezzo, sennò poi siamo costretti a ammazzare la botte. Ma veramente è bello. Mi è spuntato e mi ha detto: "Ma me l'affili?" E io gli ho detto sì, te lo affido, ma non ho calcolato che praticamente facevo così tardi. Ma con tutto questo qui sono riuscito pure ad affilargli il rasoio. Però oggi gli ho detto io te l'affilo, però una barba me la devi fare fare. Mi sembra il minimo. Grande tu che mi sopporti e che mi segui. Allora, ragazzuoli, questo per il buon Bob. Spero che Bob mi puoi dare spiegazioni su questo rasoio. Ne vorrei sapere un po' di più, se riesci. Allora, il buon Miro Baro oggi se n'è venuto con questo rasoio qua. Si chiama Luigi Rizzo. Ragazzi, esteticamente è una figata micidiale che ho affilato oggi. Ormai siamo ad altri pianeti nell'affilatura, cazzo. Se non taglia una figura di merda di quella galattica. Lui rasoietto si presenta così, con questa immagine. Il manico è una figata mondiale.
E si presenta così. Ragazzi, è veramente bello. È veramente bello. Bello, bello, bello. Che già scoramellato, di insaponare mi sono insaponato e vado, ragazzi, al taglio. Vediamo se taglia. Ovviamente, non sono un mega professionista. Se non taglia, piglio l'altro rasoio. Problemi? Zero. Quel Mir è contento, vero? Guarda che c'è qua. Mamma mia, che rasoio. Chi ha quanto vuoi? Prima glielo devo ritornare, che questa è una cosa molto importante. Come prima glielo devo ritornare e poi dopo ne parliamo. Sì, me le date le spiegazioni. Vorrei, no che non mi fido, vorrei sentire il parere, visto che abbiamo Bobbino. Spada là, taglia bene, è molto dolce, ragazzi, nel taglio, molto dolce. E se voi leggete qua, c'è scritto, proprio c'è scritto, il taglio del rasoio Luigi Rizzo è dolcissimo, è resistente perché le lame sono fabbricate con acciaio Böhler, fucinato con metodi speciali. È molto dolce, ragazzi. E non immaginavo che suonava, eppure suona. Eccezionale, eccezionale. Una cosa che mi sta succedendo, se voi guardate la lama qua, mi rimane tutta la crema con i peli attaccati. Non cazzo. Io non l'ho detto, completamente. È molto olioso ed è diventato pure appiccicaticcio. Boh. Che ragazzi, come taglia sto cazzo di rasoio? Miro, non te lo do più. Grazie Angelo! Ciao Antonino! Ma quando ci dobbiamo vedere tutte e due? So che sei incasinato, questo me lo ricordo. Mi sono preso. Mi sono preso qua. Proprio mi sono preso.
ragazzi, come suona e come tira. Porco cane. Che rasoio. Piccolino, insignificante, ma... Sti cazzi, compa. Veramente sti cazzi. Mi bagno la faccia, mi do la seconda passata. Perché il pre non è servito a nulla? Perché non mi sta dando scorrevolezza? Anzi, essendo oleoso, i peli si vanno ad appiccicare sul filo del rasoio. E la scorrevolezza che mi dà, abituato con prodotti molto migliori, non è niente di che. Quindi, boh. Forse è questione anche che quando ci abituiamo con prodotti un pochettino più alti di fascia, poi ne proviamo uno un pochettino mezzo così così e ci sembra che non funzioni. Magari provavo questo per la prima volta come, diciamo, pre-barba. Mi piaceva. Minchia, mi sono preso serio. Minchia, come taglia. Ah, ma come lava? Ragazzi, profumo di sandalo. Il manico è molto particolare. Ma è bellissimo, veramente. Non è stata un'idea furba, ma dobbiamo provare tutto, Marco. Ti ripeto, se non avessi provato il tuo after, cioè o perlomeno il tuo pre-barba, il pre-barba quello della cella, qualche olio più performante, potevo dire che era un buon prodotto. Scorre, però poi diventa appiccicaticcio e non mi piace che rimangano i peli attaccati sulla lama. Però la profumazione è buona. Però uno prova di meglio e dice, cazzo, c'è di meglio. Questo pennello è una figata, ragazzi, micidiale. Ma io che vi posso fare? Mi piace questa crema, ragazzi, mi piace, veramente ve lo dico, mi piace. Poi già, una crema che si presenta col cofanetto di legno, già è per me una figata. La seconda ve la faccio un pochettino più acquosa, perché deve scorrere. Salve Abate, carissimo, ciao! Allora, contrattiamo. Compa, non contratti niente perché il rasoio ce l'ho io. Comunque, bel pezzo, Miro, veramente. Vedrai, vedrai. E soprattutto vedrai come taglia. Che taglio, porca cane. Che usi peppiniella? Allora, sto usando pennello della Zenith Maialazzo top di gamma. Poi sto usando sandalwood della Taylor, che è solo un sandalo, ma non ti nascondo che me l'ha fatto scoprire Miro, perché a me il sandalo non è che mi fa impazzire più di tanto, ma questo è veramente buono, sa burroso, è buono. E poi si presenta nella ciotolazza di legno, che fa tanto tanto figo. Rasoietto che sto usando questa sera, guarda qua che c'è, Luigi Rizzo, rasoietto, ragazzi, che è una figata fotonica, ma è veramente bello. Poi è una dimensione giusta, che è tra una bella lama che la sua grandezza ce l'ha. Non so se questo smusso che c'è qua sia originale oppure
roba, non lo so. Anche se Miro mi ha detto che è nuovo. Ragazzi, uè Carlos, con una barbetta così corta, se non tagli a mestiere sto coso ti sminchia, cioè o taglia o taglia, se ce l'hai così corta, taglia che è una una dolcezza infinita. E fa un suono. Guarda qua. Chiaro, le tira alla grande. Bellissima lama, Miro, complimenti. Bella, bella, bella. Te lo disinfetto. Che barba, ragazzi. Una dolcezza infinita. Il sandalo a Dr. Scholl. Minchia, quella è un'arma bianca, ma non la zoccola, quella bianca tipo medicale, te la ricordi? Quella pesava 27 kg. Quella era un'arma bianca a tutti gli effetti. Minchia ragazzi, sono contento io, perché quando mi prestate queste cose, io sono contento, io ho la possibilità di provarle. Tipo ora mi devi fare passare un capriccio, che siccome leggo tantissimi post di questo cazzo di rasoio aristocrat, mi devi fare provare un aristocrat, visto che è così ambito. Allora, non ci metto neanche forza, ragazzi, credete? Non ci metto neanche forza. Ma taglia da fare schifo. Aristocrats, sì, Aristocrat, no, Aristocat mi pare che si chiama, Cat, Kratz, non mi ricordo. Comunque è un rasoio alla lametta. Tutto regolabile, che a quanto ho capito, cioè se tu guardi i prezzi è allucinante. Ciao Vincenzino! Che mi sono fatto una barba incredibile. No, non cominciamo a dare rasoi allucinanti che poi devo stare come il Gem a guardarlo 2 giorni, che mi cago addosso. Mi è piaciuto l'aristocrat perché si può regolare, non incominciamo, poi mi sminchia, sto una settimana e non mi posso fare la barba. Mi sembra brutto che poi mi faccio 1 centimetro di barba e mi devo fermare. Ho visto che è regolabile, io penso che se te lo regoli in una posizione che potenzialmente non è troppo vastasa, ti fai una bella barba. Asta Verdi, senza pietà. Se, oh, ma, yeah, mi ha dato quel gem, ragazzi, incredibile. Incredibile. Però mi sono fatto una barba con quel gem spaziale, ragazzi. Allora, vado di sciacquamento pizzettino, nel frattempo me lo lavo. Aspettate un attimo che nel frattempo cerco di asciugare la ciotola se ce la faccio. Ragazzi, una bella barba mi sono fatto veramente. Il rasoio taglia che fa veramente paura. Ma bello, bello, veramente. Minchia che lama. Ti vado a mettere la sua carta oleata e gli vado a mettere il suo coperchio.
Ragazzi, è una figata, il cofanetto è veramente bello. A me queste cose così tutte chic, sciccose, si può dire sciccose, se mi piacciono. Me lo asciugo, ora vado di acqua fredda, come se non ci fosse un domani. Ragazzi, che barba, ma veramente molto figa, molto figa. Il rasoio tagliava, o perlomeno tagliuzzava, ho dovuto solo ravvivare, quindi me ne sono andato appena preso il rasoio con un nastro sulla 12.000, gli ho fatto un po' di passate, poi me ne sono andato sulla 30.000, la Shepton. E poi dopo me ne sono andato in piramide su due pietre giapponesi. Taglio, ragazzi, di una dolcezza incredibile, ma veramente dolce. Sono in BBS a pelo. E suona da fuori paura. Rasoio molto veloce, leggero, ma nello stesso tempo bilanciato. E poi molto bello, ma molto molto bello. Minchia, me ne sono innamorato. Appena che lo vedi tagliare, ti rincoglionisci, Miro. Credimi. Fidati che taglia molto, ma molto bene. Taglia molto molto bene. Allora, ragazzuoli, vi dico, ora glielo devo scoramellare. Il prezzo del rasoio non lo so, non ne ho idea. O perlomeno quanto non ve lo posso dire quanto l'ha preso Miro, però quanto costi nei mercatini non ne so. Io penso che un rasoio del genere almeno si compri 100 euro, se si trova in queste condizioni NOS. Almeno si trovi almeno 100 euro, penso. Allora, ragazzuoli, prodotti che ho usato questa sera. Facciamola, diciamo, veloce e tecnica. Perché si chiude l'occhio? Perché come per dire, cazzo, che cazzo sto dicendo? Lo so che lo sai, mi piglio per il culo. Allora, ho usato pre-barba, questo qua, non mi ha fatto impazzire perché si presenta sotto forma di gel molto scivoloso, ma nel momento in cui l'ho insaponato, ragazzi, me lo sentivo in faccia appiccicaticcio e tutti i peli mi rimanevano attaccati nella lava. Quindi non mi ha fatto impazzire, la profumazione è erbacea, ci potrebbe pure stare, però tutto sto scorrimento, tutto questo scivolare la lama in faccia, non c'è stato. Non mi ricordo quanto costa, ma ha pure il suo costo. Quindi pre-barba momentaneamente del Bombalocchi e del Signor Cella, top del top. Come sapone abbiamo provato sotto consiglio del buon, e dico buon, Miro Baro Sandalwood, perché io ero direzionato su altri prodotti, però aprendo la scatola, onestamente, sentire un buon sandalo in questo modo fa veramente piacere ed è veramente veramente buono, ragazzi. Ottimo sapone. Poi si è presentato nella ciotolina perché c'era pure la ricarica, ma non avevo la ciotolina, quindi l'ho preso con la ciotolina. Ottimo, 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 ottimo. Buono, 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 buono. Rasoio che abbiamo usato, questo qua, che mi ha prestato gentilmente per essere affilato il mio amichetto Miro Baro, che è nuovo di stecca. Il rasoietto, ragazzi, si presenta così. Guardate che manico, guardate che figata. È una figata. E taglia da fare paura. Veramente dolce, Miro ha un taglio veramente dolce. Io qualche rasoietto col taglio dolce ce l'ho, quindi un piccolo margine di paragone ce l'ho e non ti nascondo, non ha niente di invidiare a qualche rasoio magari spagnolo. Finita la sbarbata, non mi metto il mistolo perché c'è il balocchio e poi praticamente gli viene la prostata e poi si ci infiamma tutto lo sbiancamento anale, tutti i problemi e le cose.
andiamo di after dedicato, che ho visto che ce n'erano due tipi, con boccetta piccolina free alcol. Onestamente a me il free alcol, ragazzi, non mi fa impazzire. Baro, baro, per me sei baro, Miro baro. E quindi ho preso quello là con l'alcol, molto ma molto che pompa, non è vero, perché è un prodotto inglese e l'alcol è molto tenue. La boccetta si presenta molto elegante. Ciao Franceschino Marrapodi, ciao caro. Benvenuto fratellone. Profumazione, già l'ho sentita in negozio, è praticamente la continuazione del sandalo, ma molto figa. Che bella barba che mi sono fatta e sono pure contento. Me lo vado a mettere in maniera molto parsimoniosa per vedere di che si tratta. Vi ricordate quando vi ho detto che in inglese l'alcol non è potente? Vi ho detto una minchiata, perché è potente. Porco cane. Buonissimo. Grande Miro. Grande Miro. Mi hai consigliato un buon prodotto, non l'avrei mai preso. Ma non per essere snob, perché il sandalo in altre, diciamo, marche l'ho provato. E onestamente non mi ha fatto impazzire più di tanto, ma questo è veramente buono. Vediamo se escono oli essenziali. Io me ne accorgo se il pizzetto diventa lucido. Guardate un po', lucidissimo, perché olioso in faccia. Ottima protezione. Buono, buono, buono. Bravo Miro. Complimenti, bella dritta. Come si dice, chi ha amici è scarso di guai. Non ci sarei mai arrivato, perché il sandalo, già a prescindere, avendo sentito altre marche, onestamente non è che è così buono sto sandalo. Questo è buono, questo è veramente buono. Mi sono fatto la combo tra sandalo, tra crema e after. Buono, buono, veramente. Guardate che eleganza, ragazzi, una buona profumazione, veramente buono, buono, buono. Ovviamente è un prodotto che si va a mettere nella fascia medio-alta. Il prezzo c'è, perché c'è il prezzo, però per una qualità così, diciamo che va più che bene. Ci può stare, ci può stare. Profumazione molto elegante, un buon sandalo. Buono, 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 buono. Che dirvi, ragazzuoli? Io la barbetta me la sono fatta, il mio taglietto qua me lo sono fatto, proprio sempre nel solito punto, perché ho questa piega della faccia, vedete questa piega che mi fa qua? E mi fa praticamente lo spessorino. Quando non mi scordo a tirare la faccia in questo punto, tac, in questa piega becco sempre, ma sempre, sempre. Quindi non si scappa. Appena che mi distraggo un attimo, tac, nel cuculo. Allora ragazzuoli, barbetta fatta, caro Miro, ti metto nel barbicida 30 secondi il rasoio, te lo disinfetto, te lo scoramello, pronto per domani. Complimenti, bellissimo rasoio, grazie per la possibilità che mi hai dato, perché è un bel pezzo veramente. Ragazzi, anche nello scatolo nuovo di Steck, oggi qua nei laterali c'era tipo una pellicola trasparente, che lui parlava e io gliela levavo. Quindi quando vi dico nuovo, 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 ancora qua c'è il sigillo. Quindi, diciamo che... bello. Bello, bello ragazzi, ottimo, ottimo e bel rasoio, bilanciatissimo, leggerissimo, bello veramente. Su internet, peccato che non si trovano, se li trovi a prezzi che sono pazzi. Ovviamente ho conosciuto una marca che sconoscevo, sarà, come si dice, modo di cercare ora un prodotto nuovo e magari se si trova da prendere. Dove si può trovare il rasoio non lo so. Non ne ho idea, onestamente è una marca che ho conosciuto questa sera grazie a Miro. Sconoscevo un pezzo del genere. Puoi incominciare a cercare su internet, su Luigi Rizzo, vedere se qualche pezzo vintage nei mercatini, su eBay, su Subito, se si trova. Quindi non ne ho idea, l'ho conosciuto questa sera. Non ti nascondo che stasera sarò uno dei tanti sicuramente a andarsi a cercare un rasoio del genere, perché taglia veramente bene. Lo sapete come taglio, che cosa mi ha ricordato? Mi ha ricordato tantissimo il Bambola, se tu ti ricordi, che mi ha dato Nos il dottore quel giorno che abbiamo fatto l'evento
dell'affilatura, che io sono impazzito quando l'ho visto perché me l'ha dato nuovo ancora con l'accetto. Io gliel'ho affilato, mi fa: tu vuoi fare una barba, vero? Ci si prova a fare una diretta. È bellissimo, suonava ed era dolcissimo. Stessa cosa questo qua. Ho la pelle che ho un velluto. Ottimo, ottimo post rasatura. Peccato che gli ho messo sto coso qua. Secondo me mi ha penalizzato un po'. Secondo me. Mi ha penalizzato un po'. Niente, ora mi tocca provare questo Aristocrat perché ho visto che è pieno i mercatini, in via 180, 200, 250. Sono curioso di metterci un'astra verde e vedere di che si parla, visto che è così desiderato, un fat boy. Fino a ieri ne parlavo con Francesco Marrapoti di questo rasoio. Sono curioso di provarlo. Ricordo quel rasoio, te lo ricordi com'era quel bambolo? Era veramente bello e quello, il dottore mi ha fatto fare una barba, minchia, grandioso. È stato veramente bello perché, diciamo, bisellarlo per la prima volta quel rasoio è una grande responsabilità, non essendo l'affilatore del mondo mondiale. Quindi ci andavo, ragazzi, con la mano leggera perché avevo paura di alzargli il bevel in modo da farglielo perfetto. Nel momento in cui ci ho giocato il più leggero possibile e si è creato il bevere e poi gli ho fatto l'affilatura e finitura con la giapponese. Mi sembra che sia una diretta vicino giorno di Natale, ora non ricordo, o una settimana dopo di Natale. Ragazzi, andate a vedere il video, è veramente veramente mostruoso come taglia. Pauroso, bellissimo, ottimo pezzo. Secondo me sui mercatini un rasoio del genere che si trova a 300 euro NOS con l'accetto, io glieli do a occhi chiusi. A occhi chiusi, veramente. Bel pezzo, bel pezzo, bel pezzo. E che poi ti fai un rasoio del genere, così bello, così gustoso, perché ti fa una barba gustosa e non ti viene più di usare niente. Cioè, diventa il tuo rasoio di punta. Comunque, bello. C'è il buon Guglielmo. Guglielmo, l'hai visto il rasoietto? Tu che sei un appassionato di sti rasoi qua. Particolare. Particolare veramente. Allora, ragazzuoli. Io la barbetta me la sono fatta, domani di mattina sono impegnatissimo fino alle 10:30-11, ma poi verso mezzogiorno mi libero e sono a Palermo città. Quindi se qualcuno di voi è in zona per pranzare insieme, un caffettino o stare insieme quell'oretta, io sono propositivo a stare con voi. Se tu Fulvio sei in giro, vediamoci che ci pigliamo un caffè. Ringrazio il buon Michele Lapi che mi ha dato l'inferno, che ancora al Bold Air deve arrivare, per recensirlo domani. Ciao Marchino Balocchi, buonanotte, sarai stanco più di me. Buonanotte. Questa recensione la faremo domani, perché la profumazione, ragazzi, non ve la dico, però è buona. È buona. Forse. E dico forse, anzi forse con è il migliore di tutti come profumazione per le mie note. E poi mi ha dato pure, che ancora deve arrivare in maniera molto ma molto ma molto Abisso l'after, che ancora non c'è in giro. Profumazione dell'Abisso, ragazzi, mi ha colpito. Perché c'è un prodotto che a me mi fa impazzire, a me mi non si può dire, ma io lo dico. Mi piace tantissimo la profumazione, perché quella profumazione ozonata di brezza marina, che mi piace tantissimo, che è il Kraken del Ciniello. Ragazzi, ci assomiglia maledettamente, maledettamente ci assomiglia. Io, ragazzi, non vi dico che è uguale, ma quasi. Giuro che siamo lì. Qua c'è il Kraken, non c'è trucco e non c'è inganno, e ne ho due bocce perché io esco pazzo. Lui è uguale, è uguale. Aspettate che lo batto, ragazzi. Uguale. Se questo è il Kraken ed è 10, quello è 9. È uguale. Ragazzi, è uguale. Diciamo come sentori, per farvi un'idea. Ciao Marco Lopez! È molto similare al Kraken. Il Kraken di che cosa sa? Fatevi un'idea, tra parentesi,
di una pseudo imitazione dell'acqua di Gio. Minchia, minchiata fotonica. Si avvicina per farvi capire, come si dice, il discorso. Buono, buono veramente. Quindi, domani direttina, molto, ma molto, ma molto, a Sganawè, per la felicità di qualcuno che dico a Sganawè. A Sganawè! Andiamo a provare l'inferno. Oggi gli ho dato un'annusata volante e rispetto ai tre ha una profumazione molto accentuata, ma molto accentuata. I due qualità prezzo fotonici. Fotonici, qualità prezzo c'è tutto, che costano 7 euro mi sembra, quindi cioè, non so se mi spiego, alla portata di tutti, 7-8 euro. Quindi fantastici. Prodottino, ve l'ho detto, la piramide l'ho fatta. Non ho lavato il pennello che ancora è qua. Ancora monta. Monta un cazzo, è asciutto. Ottimo sto abisso, allora lo prendo allora. Sì, Miro è uguale. Guarda, domani sono in giro a Palermo. Se non me lo scordo, anzi lo faccio ora, mi porto una boccetta di Kraken in borsa e ti faccio vedere che è uguale. Uguale, o perlomeno. Quello è 10 e quello è 8,5-9. C'è una vicinanza devastante. Sono molto ma molto simili, perché quell'effetto marino, quell'effetto ozono. Come vi ho detto, per capirci, un simile acqua di Gio, praticamente. Quindi, buon prodotto, veramente. Ragazzuoli, io vi auguro la buona serata. Si sono fatte le 23:45. A tutte le persone, ricordo sempre di iscrivervi al gruppo Portare Amici. Come sapete, questo video poi lo giro su YouTube. Quindi, per chi vede questo video su YouTube, si può iscrivere sulla pagina Facebook Te Barbere Sicilia. Per chi lo vede su Te Barbere Sicilia, si può iscrivere sulla pagina YouTube. Che ne pensate? È carina sta cosa, eh? Ah, che sono scienziato, eh? Già le so tutte. Marcuccio, come va? Tutto ok? Di pomeriggio ci possiamo vedere al negozio. Di pomeriggio non lo so, ma nella mattinata ti ripeto, io domani mi dovrei liberare proprio a tempo perché c'ho un appuntamento a tempo e conoscendo la persona, se mi dice che devo starci mezz'ora e mezz'ora, tu calcola che dalle 10:30 in poi sono libero. Quindi, se può fa, dalle 10:30 di mattina in poi io sono libero a Palermo. Ci possiamo andare a mangiare magari qualcosa. Ciao Robertino, grazie della compagnia. Come sempre un grande, il nostro Bob italiano, grande. Vai Marcuccio, vai! Sono curioso di provare questi rasoietti del buon Marco Lopez. A sua volta Marcuccio già sta facendo un GDA con Francesco Marrapodi, che sono felicissimo che sta facendo un GDA con Marcuccio, perché a leggere di persone che già hanno avuto i suoi rasoi, sono prodotti molto ma molto molto belli. Va bene, Miro, ci sentiamo. E quindi sono curioso di provare un suo rasoio. Se tutto va bene, spero in settimana mi arrivi un rasoio di Marco che mi sta dando gentilmente per provarlo, per vedere questi rasoi che fa lui, a che livello siamo di affilature. Ma io sono sicuro perché da quello che ho visto lui se li forgia, lui se li fa. Minchia, ragazzi, tanta roba, grande Marco Lopez. Quindi sono molto fiducioso sulle tue capacità, molto ma molto fiducioso. Morale della favola, io vi ringrazio. Ringrazio pure le persone che stanno incominciando ad avere fiducia nei miei confronti, a mandarmi merce da ovunque, gratuitamente per testarla. Ovviamente chi mi manda un rasoio di 500 euro lo devo ritornare. I prodotti invece stanno incominciando a darmeli per provarli gratuitamente, cosa che non mi dispiace. Perché voi lo sapete, i prodotti io li compro tutti e senza partita IVA a prezzo pieno. Però il fatto che magari il mio dire, il mio fare stia incominciando a essere piacevole a sentire dall'altra parte il mio parere, onestamente, sta cosa mi incomincia a gustare perché ho dato ora magari avere un prodottino ogni tanto gratuito non è cosa malvagia.
Quindi ragazzuole, vi auguro la buona serata. Ci vediamo domani, che domani proviamo Inferno. Fate i bravi, mi raccomando. E sbarbatevi bene. Miro, una bomba il rasoio.